Renato Iosca, sindaco di Albanella, parte questa sera la manifestazione culturale Un libro sotto le stelle, un'iniziativa che riempie d'orgoglio l'amministrazione di Albanella che tanto l'ha voluta. Sì, è una kermesse che durerà 7 giorni, a partire da oggi, 20 agosto, fino al 26 agosto praticamente. 7 giorni dedicati al libro. Perché dedicati al libro? Perché i dati Istat parlano chiaro. E sono impietosi. Il 60% degli italiani non legge un libro in un anno. 33-34 milioni di persone in un anno non leggono un libro. E questa è una cosa molto molto preoccupante. Un'altra cosa preoccupante è che al sud i dati sono ancora più impietosi rispetto a quelli del nord. Cioè il sud legge meno rispetto al nord. Una cosa invece che rappresenta per me la normalità è che i maschi si distinguono ancora una volta perché leggono meno delle donne. E allora bisogna fare qualcosa. E la politica questo qualcosa lo vuol fare. E iniziamo qui, in un piccolo paese, o meglio contribuiamo in questo piccolo paese per lanciare un messaggio soprattutto ai giovani, presentando dei libri, libri importanti, editi da Salani, Mondadori, eccetera, invitando qui gli autori di questi libri. E qual è il modo migliore per attrarre i giovani? Quelli di farli interagire con gli autori del libro. Gli diamo questa occasione, gli diamo questa possibilità. Ospite d'onore della prima serata di Un libro sotto le stelle, Le notti di Santa Sofia, che si sta tenendo ad Albanella questa sera, Lorena Cacciatore, per presentare il libro Every Child is My Child. Ne parliamo proprio con l'attrice, un pensiero su questa rassegna. No, io ritengo che sia una rassegna molto importante, laddove effettivamente si pone sempre meno risalto a valori importanti come il territorio. Riscoprire il territorio, soprattutto anche attraverso la cultura, secondo me è un valore aggiunto ed è una cosa molto importante. Quindi al di là di feste, manifestazioni, altre, per carità, bellissime, perché ci stanno sempre, perché il sano divertimento estivo fa sempre bene, però un occhio di riguardo e di attenzione alla cultura con iniziative come queste, secondo me meritano di essere viste, vissute e visitate, perché sono importanti ed è necessario che ce ne siano sempre di più. Stasera sono per Every Child is My Child, storie vere e magiche di piccola grande felicità, è un libro che abbiamo scritto a più voci, siamo i 33 personaggi del mondo dello spettacolo che facciamo parte di questa onlus che si è costituita circa un anno e mezzo fa all'indomani del disastro chimico a Khan Shaykhun in Siria, per cui è un libro i cui proventi sono devoluti alla Plaster School in Siria. Siamo riusciti a costruirle e adesso con i ricavati di delle vendite di questo libro e tanti altri progetti che Every Child is My Child Onlus sta sostenendo, ci impegniamo a mantenere la Plaster School e ci impegniamo soprattutto all'attuazione di nuovi progetti e in Siria e, cosa molto ambiziosa, vorremmo dedicarci già a partire da questo secondo anno di vita della Onlus, vogliamo dedicarci anche al territorio italiano, alle periferie, ai bambini delle periferie del territorio italiano.